Starting standby.
Ciao ragazzi, buonasera, vediamo se si sente. Sì, si sente, cioè di solito il microfono non funziona mai. Ecco, qua c'è l'immenso sole che illumina la mia via, anzi la mia visione. Ciao amore, scusami tanto se ti ho risposto in ritardo, ma ho fatto una corsa dal negoziante e dal tabaccaio per comprare appunto il materiale da imballaggio, perché, vabbè, io mi riferisco sempre alle altre persone. Abbiamo venduto tutte le PlayStation che ho riparato e questa è una grande cosa. Tranquillo, e insomma, amore, ti dico: ciao Alfius, buon pomeriggio, caro. Ciao, come va? Tutto bene? Oggi sono stato al tabaccaio appunto per prendere del nastro da imballaggio che mi serve per fa fare una spedizione, no? E non avevo soldi in moneta, voglio raccontarvi questa cosa qui. E quindi il nastro da imballaggio costava 1,50 euro. Io avevo 1 euro in due pezzi da 50 centesimi. E quindi faccio la commessa: mi scusi, posso pagare con la Postpay? Cioè, mi ha guardato tipo schifato, come se volesse dirmi: ma, cioè, 1,50 euro con la Postpay la vuoi pagare, il nastro da imballaggio? Io mi sono girato male perché stavo facendo le cose e ho detto: mi scusi, ma a lei cosa le interessa? Lo posso fare questo pagamento, sì o no? Sì, certo. Quanto abbiamo perso alla fine? 10 secondi, quindi. Io non le capisco certe persone, forse, non lo so, sono frustrate, forse hanno sempre da ridire, però questi individui qui, ecco, quando non si fanno gli affari loro, cioè, mi danno un po' fastidio, perché appunto non è che gli avessi detto: guardi, me lo dia gratis. Le pago 1,50 euro, anche 1 euro in più, basta che mi faccia pagare il pezzo. Però invece, niente, ha dovuto da ridire. Come state? Come andiamo? Mi sono preso un pezzettino di cioccolata fondente. Nel frattempo mi disseto con l'acqua alete, perché pulisce la lingua. È ottimo infatti l'acqualete per sgrassare la lingua dopo un bel piatto, una bella pietanza grassa, tipo che ne so, salsiccia, carne e altre robe. Serve per pulire la lingua. Dunque, sì, ventesimo tentativo di Tomb Raider 3. Non riusciamo ad andare oltre Nevada. Proprio Area 51 è una zona maledetta. E infatti, stavolta voglio essere deciso, voglio essere proprio preciso. Avrò live splits, così iniziamo e ci diamo sotto con la challenge. Stavolta veramente voglio arrivare lontano. Almeno ci spero. Come pulisci i contatti a secco con l'acqua frizzante? Esatto, ma sai che là il pulisci i contatti a secco ultimamente Alfius sta facendo una puzza terribile. Cioè, non che avesse sempre un buon odore. Dico solo che il pulisci i contatti a secco, ultimamente, per come lo sto odorando io, fa veramente un fetore di chimico proprio all'ennesima potenza. Ok, live splits si è aperto. Questo lo spostiamo qua. Devo dire che DxVND veramente è una manna del cielo. Grazie, amore mio, per avermi aiutato, consigliato e sopportato e supportato. Ti aglio da morire. E direi di iniziare, dai. 3, 2, 1, via. Ora voi direte: perché stai partendo così a razzo? Perché sapete la challenge quando dura e quindi se sbaglio posso ripeterla, ecco. Però sempre in Area 51 vado a morire, oh, sempre in Area 51, altri posti no, proprio, non riesco proprio a raggiungerli. Vorrei arrivare tanto lontano un giorno, cioè mi piacerebbe, ripeto, sfiorare sti cazzo di livelli londinesi, ma non lo so. Ormai è impossibile, ogni volta che lo dico non avviene sta cosa, quindi mi sto zitto e basta. Ci devo riuscire prima o poi. Brrr. Ci devo riuscire prima o poi. Comunque l'acqua frizzante, ragazzi, è fantastica. Non effervescente, frizzante. Quindi ferrarelle, acqualete, queste acque qui. Cioè è bellissimo quando tipo mangiate un piatto molto salato e vi sgrassate la bocca con l'acqualete, mamma mia. Rinfrescante da morire. Rinfrescantissimo, ecco. Molto, molto rinfrescante. Molto bene. Perfetto. Molto bene. Ok, fino a qua tutto liscio. Fino a qua. Ovviamente questi sono i primi livelli, quelli più semplici. Quelli che pensi sempre di superare, però poi viene qualche stronzata e ti si blocca la challenge. Ok.
Perfetto. Per il resto come state? Che state combinando? Come andiamo, ecco. Ottimo. Molto bene. Io sto finendo una cosa a The Witcher. Bene, bene, bene. Mi fa piacere, giocaci amore. Anzi, il fatto che ti piace tanto giocare a The Witcher vuol dire che il gioco veramente ti ha preso un bordello. Mi piacerebbe tanto prenderti una statua di Geralt. Geralt di Rivia. Mi piacerebbe. So che però costano, ma non me ne frega niente. Te la devo prendere un giorno. Questi uccelli qua, questi volatili qui che si lamentano. Molto bene. Perfetto. Cosa mi ha spostato, boh? Non si sa, però qualcosa mi ha spostato. Una forza maligna, tipo, mi ha spostato. Molto rilassante questa musica qui. Ok, perfetto. Ottimo. Ok, perfetto. Andiamo qua. Olè. Fino a qua tutto bene. Sono contento. Ottimo. La vedi dal cazzo, scimmia, grazie. Ottimo. Ottimissimo. Perfetto. Ottimo. Molto bene, ragazzi, sta andando fluidissimo. Ah, non lo dovevo dire, mannaggia. Ogni volta che dico sta andando fluidissimo, c'è sempre qualche cazzata che non va. Ah, mannaggia, anche oggi non ce la facciamo. Qua ogni tanto becco missioni nascoste. Minchia, davvero, ci sono le quest nascoste. Un po' la Final Fantasy. Cioè, a me, allora, se The Witcher 3 non è vasto, vastissimo, come, che ne so, un... qualche RPG enorme, magari potrebbe piacermi. Se invece è ridotto, cioè su scala ridotta, si potrebbe anche fare. Ehi, ciao Franci, ciao, buon pomeriggio. È molto, molto vasto. Ah, accidenti, allora preferisco giocarci in due. Tempo di capire come funziona il meccanismo. Devi girare nella mappa. Ah, ok, allora devi spulciarla bene, ecco. Mannaggia, deve essere bella, una bella roba. Ok, perfetto. Perfetto, molto bene. Ok, benissimo. Ok, perfetto. Benissimo, quasi finito il livello.
Nice, this is pretty nice. Vai piano, va bene, amore. Non so che in live queste cose non si dovrebbero fare, ma a me non me ne frega niente. Se ho voglia di sbaciucchiarmi la mia bimba, lo faccio. Faccio piano. Ah, piccola mia, quanto ti aglio. Sei unica. C'è pochi cazzire. Mi dispiace, ragazze, ma Loreta è Loreta, è unica. Punto. Ok. Finisciuto! Sono Lara Croft! Sono Von Croy! Sono mezzo sbronz! Yeah. Finito? Yes, Indra Key. Tempo, qua dice cronometro oltre minuti, però non è partito proprio a inizio livello, quindi, bah. Insomma, non è proprio quello corretto. 8 minuti, oh no, infatti. Invece è corretto. Ottimo. Oddimissima Mount. Ottimo. Comunque adesso i video li sto caricando a termine live, così non c'è bisogno di caricarli tutti insieme ed evitare casini. Mi viene molto più comodo così. Il fatto è che devi creare la copertina, quello, l'altro è un po' un casino, però per il resto sto facendo così. E funza bene. Bene. Spingiamo in avanti. No, che stai facendo? Andiamo avanti qui. Piano. Piano piano ci riesci. Perfetto, molto bene. Al momento è tutto fluidissimo. Al momento. Poi arriva quella parte stronza con le lame ed è una gran rottura di coglioni. Ok, bene. Perfetto. Piano piano. Tranquillo, oggi live molto ASMR dove si parla proprio il minimo indispensabile, non sempre mi dispiace, eh? Anzi, aiuta tanto, poi con questa luce, veramente favolosa la lampada tecnica. Ottimo. Bene, 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 molto bene, si va avanti, ok, ottimo. Molto bene, un sacco di energia. Stiamo andando molto bene. Con la calma si riesce. Piano piano.
Ok. No, un pochino più a sinistra. Ottimo. Ottimissimo. Damiano, attento. Vabbè che hai un sacco di energia, però attento. Perfetto. C'è da notare che le bollicine riemergono e creano quei cerchi d'acqua che veramente... Che... Quanta qualità Tomb Raider 3, ma quanta qualità sto gioco. Veramente indescrivibile la qualità di sto gioco. È fantastico sto gioco. Quando parliamo di questi aspetti? Quando parliamo della challenge un po' meno. Un po' una cacca. Molto meno una cacca. Ottimo. Amore, stiamo giocando alla grande. Ma veramente alla grande. Molto, molto alla grande. Quando mi mandi i cuoricini, piccola tu, piccola, piccola. Ma dopo, comunque quei biscotti là che mi ha mandato su Telegram, ma buoni. Quei biscotti io li adoro, però non li sto trovando più perché non lo so, non li trovo più. Sono veramente eccezionali, poi specialmente quando si ha fame. Sono favolosi. Infatti a me piacciono. Fai il bravo. Sì. Fatto tutto, non ti preoccupare. Faccio il bravo. Faccio il bravo, 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 bravo. Anzi, appena finisco la live preparo il pacco appunto perché domani voglio spedire. Veramente venditore. Anzi, compratore, scusate. Gentilissimo. Mi ha comprato due PlayStation. E mi ha fatto il pagamento con amici e familiari, cioè. Quando uno crede nel prossimo, fosse sempre così, Madonna, sarebbe stato fantastico. Per tutte le transazioni. Veramente, sono molto contento di aver venduto tutte le PlayStation. Rimane quella di Vincenzo, ma. Mi contatterà lui. Però per il resto sì, le abbiamo vendute tutte. Ci rimangono solo due controller, ma quelli li metteremo insieme al quell'otto di PlayStation che prenderemo, insomma. Poi tutto quello che ci serve sono la cavetteria e tutto il resto. Abbiamo finito. Siamo a posto. Oh, cazzo, 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 cazzo. Occhio. Comunque, aspetta, facciamo una cosa. Voglio togliere la modalità lenta, visto che siamo in pochi. Ecco fatto. Visto che siamo in pochi. No! Dai! Dai! Ma che cazzo. Madonna mia. Twitch alcune volte è proprio scemo. Non fare lo scemo. Ma io non ho fatto niente. È Twitch che è burdo. Ah, tutto a posto, non vi preoccupare. Tutto a posto. Tutto bene. Ora qualcuno potrebbe dirmi: ma che cosa ti serve guardare la live su due schermi? Cioè, quella principale e quella in differita. Beh, effettivamente serve per vedere cosa sta accadendo effettivamente. E ringrazio veramente di avere una connessione discreta per poter fare questo, altrimenti non saprei come andrebbe la live in qualche modo. Piano. Ok, puoi mollare. Energia, voglia, va alla grande. È perfetto. Ottimo. Ottimissimo.
Perfetto. Ottimo. Benissimo. Mettiamo così. Piano piano si riesce. Oh yes. Andiamo qua. Goccio di acqualette, ci sta. Metti di bene. Comunque, sapete, guardando bene la barra in basso, quelle delle donazioni, ragazzi, veramente mi avete donato un sacco di soldi. Grazie davvero, cari, grazie davvero a tutti. Grazie davvero. Grazie davvero, veramente. Certe volte dimentico appunto di avere delle persone così squisite, così gentili nella mia live, di avere delle brave persone, ecco, nella mia live. Mi spiace che non ci siano molte persone oggi, però volevo ringraziare tutti coloro che hanno donato, ecco. E tutti coloro che appunto sostengono questo canale, dicendomi che appunto riesco a strappargli un sorriso o magari a rendere le loro giornate un pochetto più spensierate. Veramente per me questo vale tantissimo. Oggi siamo pochini, e vabbè, non ti preoccupare. Capitano queste giornate, l'importante è fare le live con piacere. Quasi soli, e vabbè, ti faccio compagnia, amore. Non ci sono problemi. Ti ricordo che il mio canale esiste anche per farti sorridere, eh? Quindi, alla fine, va bene lo stesso. Sicuro non ti arrabbi. Andiamo qua. A sinistra, perché ho paura sempre di essere punzecchiato da una di queste. Oh, no, 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 ma no, no, ragazzi, ho perso la challenge. E la cosa bella è che l'ho detto. Mi raccomando, mi sposto a sinistra perché voglio evitare di farmi colpire. Qualche pixel mi ha spostato a destra e automaticamente sono stato colpito. Che palle sto gioco. Vedete, quando si parla dal punto di vista tecnico, Tomb Raider 3 è un capolavoro, poi per la challenge è una merda. È inutile che proseguo, non ci arrivo. Ho perso. Mannaggia. Purtroppo qua la fretta non c'entra niente. Cioè, si è spostato di un pixel a destra. Non so se l'hai visto, amore, ma si è spostato da solo. Cioè, ma dai. Fai partire il timer. Che palle. Tutto da rifare. Vabbè, pazienza. Facciamo finta che vale come riscaldamento. Alla fine, che cambia? Io in qualche modo ci riuscirò tanto. Tanto lo finirò questo gioco. Finirò la challenge. Non so come, ma la finirò. Quindi, sì, ci dovrò riuscire prima o poi. Vabbè, che palle però. Molto bene.
Perfetto. Cose che capitano, che vogliamo farci, cose che capitano. Vediamo un po'. Cosa accadrà stavolta? Ehi, ciao Odra! Buon pomeriggio, caro, come va? Ciao! Tutto bene? Sei a casa? Io pure a casa, cioè, effettivamente ormai si esce soltanto per questioni di prima necessità. Anche se prima magari si usciva per cazzeggiare o per passare un po' di tempo, ecco, con i compagni, con gli amici, con i cugini, ma comunque vabbè, si sta a casa. Purtroppo dobbiamo pazientare. Prima o poi questa situazione finirà, perché ammetto che alcune volte usare le mascherine è asfissiante. Ci sono momenti in cui non ce la faccio proprio, devo assolutamente toglierla, perché non so, mi va a ridurre la capacità di respiro. Piano piano. Perfetto. Io voglio che sto COVID finisca. Finirà, finirà, non è che è eterno, però... Dobbiamo collaborare con tutti, rimanendo a casa, mantenendo il distanziamento, le mascherine. Poi con la vaccinazione gli diamo il colpo di grazia. Il problema è che adesso si stanno sviluppando le varianti e niente. Ed è un casino. Ciao Giallo. Na, 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 na. Ciao Giallo bello, come stai? Tutto bene? Salve. Come va? Non ti ho detto una cosa, Gianlu, oggi ho venduto l'ultima PlayStation che avevo da vendere. Le ho vendute tutte, mi manca solo quella di Vincenzo, eh. Ed è fatta, le ho vendute tuttissime. Tutte le ho vendute. Come andiamo? Ho 3 kg di sonno da smaltire. Lo so, ma perché non ti stendi? Mettiti nel divano, rilassati un po'. Io ammetto che da quando vado a letto a mezzanotte e mi sveglio alle 9, cioè dormo a orari molto 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 regolari. Grande, ora possiamo comprarle su eBay di nuovo. Sì sì, assolutamente. Possiamo assolutamente. Purtroppo col lavoro non riesco ad essere pienamente presente. Ma non ti preoccupare Alfio, stai tranquillo. Anzi ti ringrazio anche per il lurking. Stai scherzando? Mi fai un grande favore, ma stai tranquillo. Non vi fate questi problemi, vi prego. Se no mi sento in colpa. State tranquilli. Se avete degli impegni lavorativi, date priorità a quelli. Il resto, cioè, fregatevene, non vi preoccupate. Comunque sì, possiamo comprarle di nuovo. Infatti aspetto di vendere la PlayStation di Vincenzo e poi cominciamo a riprenderle. Le PlayStation 1. Che ho visto qualcosa di molto interessante a un prezzo molto conveniente. Anche se ultimamente mi servono un po' di cavetti. Io lurco sempre, Damiano, per me è sempre sul secondo monitor, al massimo muto. Non ti preoccupare, tranquillo, Giallo, stai sereno, stai serenissimo, anzi grazie anche a te, caro. Giallo, a proposito, non so quanto possa esserti d'aiuto, però te lo dico. Ti voglio bene. Come al solito però lascio la live accesa col telefono in stand-by, così fa visual. Ma sì, ma Malfius, ma grazie, ma no, ma non ti preoccupare. Non ti fare sti problemi. Anzi, Alfius, ti posso fare una domanda? Io ovviamente non voglio essere invadente. Anzi, puoi anche non rispondermi se non vuoi. E di che cosa ti occupi? Qual è il tuo lavoro? Cioè, non te l'ho mai chiesto perché boh, non mi veniva in mente. Anch'io ti voglio bene assai. Ah, pace all'anima di Lucio Dalla. Ah, povero Lucio Dalla.
Se posso chiedere comunque Alfio, se puoi benissimo non rispondere, semplice curiosità così per discutere. Vorrei dirti il mio lavoro, ma al momento il mio lavoro è questo, quindi che devo fare? Che devo fare purtroppo? Il lavoro è questo. Dai, perfetto. Io lavoro con mio padre, abbiamo un vivaio di piante grasse, piante da frutto, eccetera. Minchia, ma bellissimo! Ma bello! Pensavo fosse un hobby, no, anche un lavoro, ma bellissimo. Oh, vedi che è un bel lavoro. Fatti onore perché veramente è un bellissimo lavoro. Fa tanto allo spirito pure. Occuparsi delle piante, è veramente bellissimo, un bel lavoro, molto rilassante. Infatti la pianta che ti ho portato domenica la facciamo noi, sì sì, lo so. Infatti mia madre è rimasta stupita da questa pianta grassa che, insomma, è bellissima. Io infatti... quando esco dal balcone gli do un'occhiata insieme alle tartarughe. È bellissimo davvero. Figata, ora possiamo romperti i suoi consigli. Eh sì, certo. È certo, Jenny bello. Madonna quanto mi vorrei rivedere Gomorra, ma l'ho visto così tante di quelle volte. Però sai, sapete, Gomorra è un po' come Il Signore degli Anelli. Cioè l'avrei visto 100.000 volte, ma scopri cose nuove quando lo rivedi. Ciao Francesco, ciao Francibello, ciao. Buon pomeriggio. E ciao Nora, ma ciao. Nora, grazie infinite dello spam. Come stai, cara? Ciao. Salve, tutti e due. Ciao, belli. Più che altro mio padre è l'appassionato e conoscitore. Immagino. Avrà una conoscenza e una saggezza che è difficile da replicare. Ecco, però si potrà mandare di figlio in figlio. È così che nascono i lavori di famiglia. Comunque sì, visitate il canale di Only Nora e anche quello di Franci, eh. Veramente, grazie Nora per la live, Elsblade è fantastico. Ieri anche ho scritto poco, non perché avevo da lavorare, ma perché mi stavo godendo la live. Era fantastico e perdonami tantissimo per quel micro spoiler che ti ho fatto. L'ho fatto inconsciamente. A proposito di subconscio. Perdonami tanto, non l'ho voluto fare con cattiveria. Mi è capitato così appunto perché... no, non lo so, al mio cervello... no, mannaggia! Ai, porca miseria, al mio cervello... ecco, ho sbagliato a dare gli input. Damiano, per caso hai idee su che giochi portare dopo che completi qualcosa come Crash 3? Allora, dobbiamo completare Crash 3 e lo completeremo fra poco. Poi successivamente dobbiamo completare... Castlevania Symphony of the Night, che potremmo concluderlo benissimo in una settimana. E poi Detroit Become Human, che siamo quasi alla fine. Quindi abbiamo parecchi giochi da terminare. E come... e come cosa voglio portare Silent Hill, che appunto è un bel gioco, e vedere un po' se riusciamo a fare qualcosa. Non ho letto assolutamente, non preoccuparti. Ha cancellato... il cancella messaggio più veloce del West, sì. Madonna, Loretta è super fast. E Crisis Core, grazie Franci. E Crisis Core, ciao Paul. Forse è il caso di rallentare i messaggi della chat. Sì, facciamo così, grazie Giallo. Bella idea. Bella idea, rallentiamo un pochettino così riesco a leggerli tutti e con calma. Spero non ve la prendiate, ecco. E anche per voi e per me stesso. Beh, e quindi... bellissimo Elsblade. E quando mi hai detto che era un indie, ci sono rimasto proprio così stupito, perché effettivamente Ninja Theory non è un team del cavolo. Appunto si è occupato di Evelyn Sword, che è stato un'esclusiva PlayStation 3 molto importante. Devil May Cry o DMC. Cioè io sono rimasto un po'... quando ho detto un indie... ma è l'indie meglio fatto in assoluto che io abbia mai visto. Cioè tecnicamente è mostruoso, artisticamente è mostruoso, e il gameplay pure è mostruoso, perché è una specie di hack and slash con il lock-on, una roba fantastica. E infatti mi sono detto, ma cioè veramente, questo gioco lo devo giocare, lo devo comprare. Tra l'altro è stato uno degli indie, se non l'indie, che ha avuto più premi in assoluto. Io non posso farlo, non posso solo darti soldi abbonandomi al Prime, abbonatevi a Vota Abnight. Giallo, stai facendo propaganda. No, vabbè. No, dai, ragazzi, se volete, se potete, io ovviamente la prendo come cosa opzionale. Chi mi sta facendo l'host? Chi? Grazie, Paul, dell'hosting. Ehi, Paul, come va? Come stai, comunque? Tutto bene? Io comunque vi ringrazio anche per la sola attenzione, per i soldi che mi donate, per gli abbonamenti, per tutto, anche per il lurking. Apprezzo da morire il lurking, da morire. È un complimentone il lurking.
Cioè, è un po' come dire, ti metto come voce di sottofondo per relax o di compagnia. Per me è un complimentone assurdo, quindi grazie infinite. Anzi, a me spiace di non potervi dare ogni giorno un commentary di qualità, ma come ben sapete, alcune volte la mia lingua, il mio parlato si impappina, si blocca. Quindi potrei travisare alcune regole fondamentali della grammatica italiana e creare degli errori molto madornali, quindi perdonatemi tanto. Non lo faccio di proposito. È che alcune volte parlare veloce, parlare con la concentrazione del gioco non porta a niente di buono. Io lurco anche solo per incrementare il numero degli spettatori. Ma grazie, è un gesto carinissimo. Sì, ti lascio il lurchino che sto finendo una cosa. Ma non ti preoccupare, Nora. Ma stati tranquilla, anzi grazie. Ma fa scherzate, ragazzi. Cioè, mi lasciate il lurk e vi dovete scusare. Ma io vi devo ringraziare. Ma fa state scherzando. Ma non vi preoccupate, state proprio easy, easy, easy. Tutto bene, vorrei fosse un periodo migliore, ma vabbè. Voi tutto bene? Sì, dai, abbastanza bene. Un po' di problemi allo stomaco, come sempre, ma passano. Vanno e vengono. Dato che l'abbonamento Prime l'ho già... E comunque, Paul, ti auguro di passare un periodo migliore. Sono sicuro che avverrà molto presto. Dato che l'abbonamento Prime l'ho già dedicato ad un canale che seguo da 8 anni e più, ogni tanto posso fare qualche donazione, così da supportare tutti questi progetti. Sì, la donazione, ve l'ho detto ragazzi, anzi, io mi riferisco a qualcuno che magari non lo sa. E grazie Paul per aver condiviso l'annuncio su Facebook, grazie davvero, caro, grazie davvero, troppo, troppo gentile. Io quando... Ecco, facciamo una piccola pausa. Quando ho aperto il mio canale su Twitch... precisamente il a novembre del 2019, diciamo che avevo una mentalità molto retrograda sul fatto delle donazioni. Cioè non ero d'accordo sulle donazioni, sul fatto che uno streamer dovrebbe fare, vi parlo del passato comunque, dovesse fare, scusatemi tanto, anche i verbi non li ho coniugati correttamente, dovesse fare lo stream gratuitamente, senza chiedere soldi o senza aprire donazioni. Credetemi, le donazioni fanno tantissimo. Ho cambiato idea, perché appunto è bello sostenere uno streamer dandogli un qualcosa e ringraziandolo appunto del tempo che ti fa, ecco, ti dedica, ecco, in qualche modo ti rende più spensierato. Quindi le donazioni veramente sono preziosissime. Certo, non sono obbligatorie, ci mancherebbe, però il tempo che appunto ti dà, la possibilità appunto di intrattenimento, è bello ripagarlo con una piccola somma di denaro, con i bits o con un abbonamento, insomma un gesto che ti faccio dire grazie, grazie tanto di cappello per la giornata che mi stai facendo passare, quindi ti dono un qualcosa. Quindi sono adesso favorevole alle donazioni, a qualsiasi donazione, è un modo di sostenere e supportare lo streamer o comunque la persona che ti intrattiene. Anche a me tutto bene, ho fatto la lezione e sono uscito un po' con la mia ragazza, ora sono tornato. Franci, che bello. Ma grazie. Cioè, comunque, cioè... Ah, mannaggia, di nuovo, non ce la faccio, ragazzi. Mi ha tolto sempre quel grammo di energia maledetto. Ah, anche oggi mi sa che non se ne fa niente. Ogni volta che dico sta andando tutto bene, c'è sempre qualcosa che va male. Mai visto un gioco più stronzo di Tomb Raider 3. Comunque mi fa piacere, Franci, che passi del tempo con la tua ragazza. Non vedo l'ora di farlo anch'io. Momenti bellissimi. Sì, vabbè ragazzi, un po' di cringiate ci vogliono, dai. Voglio dire, ci stanno e come. Ma la cosa è che... Non vi ho detto una cosa. Come ho detto a inizio live, ho venduto tutte le PlayStation che ho riparato, quindi sono contentissimo così. Il tizio invece con chi ho parlato, appunto alla quale ho venduto una PlayStation, era un importatore di videogiochi. È stato il rappresentante in Italia, giallo apri bene le orecchie, della CTO, che importava giochi del calibro di come Grim Fandango oppure di Monkey's Island. Ed è stato beta tester alla Codemasters, che cioè è una software house che stimo tantissimo. Quindi, cioè, voglio dire, la CTO era un'azienda, o è tuttora un'azienda, ora non mi ricordo se esiste, importantissima, perché molti titoli sono arrivati in Italia grazie a questa azienda. Cioè, ad esempio, le avventure, esatto, i giochi della LucasArts sono arrivati grazie alla CTO, e lui era un rappresentante della CTO.
Quindi non solo ho venduto una console, ma ho fatto una chiacchiera molto interessante con una persona che ha vissuto quei tempi. La Codemasters ha fatto e fa Formula 1, ha fatto anche Colin McRae Rally, che è uno dei miei giochi di rally più famosi in assoluto. Ora si chiama Dirt perché Colin McRae, purtroppo, pace l'anima sua, è morto, è deceduto in un volo, ecco, fatto con il suo elicottero privato. Mannaggia, grande Colin, il mio rallista preferito, ecco. E quindi lui mi diceva: ma sai, io negli anni 90 facevo il rappresentante della CTO, distribuivo i giochi Amiga o per MS-DOS, ed era divertente perché appunto non c'era modo di far provare al cliente il gioco se non con qualche demo, però dovevi convincerlo a parole o con gli screenshot appunto di quel gioco. Quello è veramente non solo un modo di fare affari, è anche un modo di farsi una cultura, discutere con persone che hanno esperienza, che hanno saggezza. Perché sì, magari io con le PS1 me la cavicchio, sarò, come dite voi, bravo, anche se bravo secondo me è una parola un po' superlativa. Sarò quel che sono, però parlare con persone che hanno una certa età e una certa esperienza non ha proprio eguali. E mi diceva: sai, io nel 95 ho aperto un negozio, avevamo un negozio di videogiochi tramandato di famiglia in famiglia e vendevamo PS1 con i chip. E lì io la pensavo, se potessi avere la sua età e fossi appunto del suo paese, che ovviamente non dirò per ovvi motivi di privacy, avrei avuto un lavoro, avrei sicuramente avuto un lavoro. Sarebbe stato fantastico. A me spiace, purtroppo ho avuto la sfortuna di nascere in un'epoca leggermente più sbagliata, ecco. Perché appunto, cioè, potevo farmi un po' di soldini o comunque avere un lavoro più serio che mi avrebbe tramandato la passione per l'elettronico, magari per le console in generale. No vabbè, ragazzi, non tutto si può avere nella vita. Io sono molto fortunato di avere ciò che ho, comunque. Però certo, mi sarebbe piaciuto lavorare con le PlayStation come, che ne so, tecnico riparatore o uno che ha un laboratorio. Infatti lui mi diceva: quando dovevo modificare le PlayStation, le mandavo in un laboratorio e automaticamente lui me le rispediva. Quindi mi faceva la modifica e io poi le rivendevo. E ha detto: pensate che dal 94, perché la PlayStation 1 è nata nel 94, ma lui aveva il negozio da molto prima, dal 94 al 2001 avrò venduto, almeno nel mio paese, un 800 PlayStation. E gli ho detto: complimenti davvero, anche perché ragazzi, 800 PlayStation, voi direte, sono tante. Però se pensiamo al numero complessivo delle PlayStation 1 vendute al mondo, è una cifra più che giusta, ecco. Reale, comunque, umilmente piccola, quindi sì, vabbè. Magari non è eccezionale se lo vogliamo paragonare alle console vendute al mondo, però è tanto se pensiamo alle PlayStation vendute in Italia. Nemmeno io ci sono arrivato a 800 PlayStation vendute. Forse una settantina massimo. Una settantina di PlayStation. Però 800. Mamma mia, fatevi il conto. E lui mi disse anche: guarda, io ho la prima PlayStation boxata, presa dal Giappone, pagata 1.900.000 lire. Che a quei tempi erano soldoni. Soldoni assurdi, perché appunto, cioè, le spese di importazione c'erano, erano piuttosto consistenti. Ciao Franci, rieccoti. Erano piuttosto consistenti. Infatti, se ti prendevi una console dal Giappone o da un'altra parte del mondo, non è che ti costava solo il prezzo della console, magari, il cazzo, ti costava un botto di soldi. Sì ragazzi, visitate il canale di Fesino, di Franci, che anche lui streama e gioca giochi molto molto belli, interessanti. Minecraft poi, bello bello, deve essere rilassante. Ammetto che mi piacciono le musiche di Minecraft, è molto rilassante, anche se non so proprio come ci si gioca, non è il mio gioco, però mi rilassa l'ambiente di Minecraft. Non è tipo un FPS o un TPS, è un gioco dove si esplora, si costruisce, ci si diverte. E devo dire che Minecraft ha una fama che nessun gioco avrà mai, una community che ancora esiste da parecchio tempo. Sentire raccontare queste cose è fantastico e ti immerge in quell'epoca? Assolutamente sì. Sono cose che non troverai mai in nessuna rivista, in nessun sito.
quelle sono esperienze tramandate di persona in persona sotto la propria pelle. Sulla propria pelle, scusatemi, non sotto, sulla propria pelle. Perdonatemi. È veramente stato fantastico. Infatti mi veniva un po' la nostalgia e pensavo chissà, chissà com'erano quei tempi, appunto. Pensare, guarda, ti prendi un gioco copiato 10.000 lire. C'era il catalogo, quale gioco vuoi? Questo, perfetto, domani passa e te lo vieni a prendere, 10.000 lire. Si pagava anticipatamente, così si prendeva il gioco e se ne andava, si tornava a casa. Infatti io l'ho portato perché erano le 2 di notte e non potevo mettermi a giocare agli FPS. Effettivamente avrebbe fatto un po' di casino. Voglio tornare ai vecchi tempi di PS1 e PS2, purtroppo quei tempi sono finiti ora. Sono finiti, purtroppo sono finiti, ma possiamo ricordarli giocando alle console retro. Veramente, mi sta venendo un ricordo bellissimo di quando mio padre tornava dal lavoro e mi diceva: Damiano, vestiti, dobbiamo andare da Joker. Joker era il vecchio negozio che stava tipo a 100 metri da casa mia, negozio di videogiochi. Vieni con me, andiamo da Joker, andiamo a prendere una cosa. Non mi diceva cosa, però quando diceva Joker capivo subito che era un gioco. Entravamo e lui faceva: buongiorno, salve. Senta, che giochi avete per la PlayStation 1? Io quando diceva questa cosa ho detto: oh mio Dio, mi vuole prendere un gioco della PlayStation 1. E lui mi faceva: prendi uno di questi, scegline uno. Importante evidenziare che bisogna giocare le console retro con i Trinitron. Assolutamente, ragazzi, ve lo consiglio, è un'esperienza incredibile. Colori brillantissimi e veramente bellissimi televisori. E comunque, mio padre mi faceva: dai Damiano, scegli un gioco. E io sfogliavo sto catalogo con le immagini, cioè non c'era un modo di provare un gioco, se non con le demo servivano a questo. Ti davano delle demo consistenti, che potevi conservare nel tempo, e ti davano la possibilità di fare un acquisto sicuro. E a un certo punto mi fa: papà, prendo questo! E lui fa: prendiamo questo? Va bene, senta, voglio prendere questo, perfetto, mi lasci il 10.000 lire, domani se lo può venire a prendere. E tu non dormivi per l'intera giornata perché aspettavi che quel gioco fosse duplicato. Poi riandavi di nuovo in quel negozio, sempre con papà, e dicevi: salve, senta, ma il gioco a nome Guarino è pronto? Lui controllava nel suo borsello e vedeva appunto se era disponibile. Sì, eccolo, perfetto, grazie infinite, buon divertimento. Si andava a casa, mio padre si faceva una bella doccia e dopo cena si provavano, si compravano, si provavano i giochi che appunto si giocava, ecco, ai giochi. Scusate ragazzi. Ora mi passa, tranquilli, è un attacco di nostalgia. Dopo cena l'ansia al logo PlayStation, sì, perché se non partiva ti veniva una paura. Sapete quando la nostalgia vi pugnala al cuore e vi fa molto male? Ecco, io sto provando questo attacco. Se poi piangi così sono tante più... No, non mi viene da piangere, però... mi è venuto un attacco di nostalgia molto forte che non riesco proprio a estirpare. La nostalgia non riesco proprio a estirparla. Ci sono legato alla nostalgia, alla PlayStation in particolare. Il mio parente aveva un baule di giochi masterizzati PS2 e quando lo apriva è come se vedeva una sala giochi personale. Quando ci ripenso voglio tornare indietro nel tempo. E per me era quello. Oppure una volta sono andato nel negozio perché volevo Crash Team Racing. Appunto Crash 4, come lo chiamavamo volgarmente ai tempi. E mi ricordo che mio padre, cioè gli dissi a mio padre: papà, ma lo prendi originale per favore? Lo vorrei tanto. Costava tra l'altro 49.000 lire. Il Platinum Range aveva quel valore lì. E mio padre mi faceva: ma che ti serve originale se ce l'hai masterizzato? Effettivamente a mio padre gli davo ragione, perché che mi serviva un gioco originale se avevo una console modificata. Eppure
Damiano fatti forza e goditi le PlayStation finché sarà possibile, anch'io soffro di nostalgia. No, no, ragazzi, è tutto a posto, non voglio fare sceneggiate, solo che alcune volte quando penso ai tempi passati, cioè ai tempi trascorsi nel mio negozio di videogiochi, ovviamente sale un po' la nostalgia. Sto bene, non mi viene da piangere. Però ti viene quel fastidio alla pancia, proprio ti prende, tacco, come se qualcuno ti avesse preso un coltello e te l'avesse piazzato lì. Dammi, riprendi, sì, dammi, riprendi, tranquilli. È solo un modo di dire grazie per quei momenti, PlayStation, veramente. Mi hai fatto passare delle belle giornate. Era tutto più semplice, più spensierato. Era anche perché era un periodo dove giocavo a manetta. Cioè, prima di andare a scuola io giocavo, eh. Cioè, andavo alle elementari alle 8, alle 7 mi svegliavo presto, gli dicevo, mamma, ti prego, per favore, la metto piano, posso giocare un po' con la PlayStation? Mi preparavo tantissimo. E ci giocavo prima del dovuto, perché mia madre non voleva che giocassi la mattina presto. Non voleva proprio che giocassi la mattina presto, ma alcune volte proprio non ci riuscivo a dire di no. E ci giocavo. E mi ricordo si faceva una partitella di 5, massimo 10 minuti, manco il tempo di accendere la console, e poi si andava a scuola. E poi il primo pensiero era, ma chissà cosa accadrà se faccio quella cosa con quel gioco, chissà cosa sblocco, chissà come lo sconfigo quel boss. Insomma, una persona si organizzava con la testa, faceva mente locale, così da poter proseguire. Oppure la notte pensavo, oh madonna mia, ho finito questo gioco, cioè non ci posso credere che sia accaduto questo e quello e quell'altro. E poi andavi a scuola e piangevo perché per aver spento la play. Esatto. A me dispiaceva. A me dispiaceva, però ci tenevo parecchio a quella PlayStation. O almeno ci tenevo parecchio a concludere una partita, ecco. Era veramente fantastico. Anche perché ai tempi non c'erano le soluzioni. Esatto. Perché se tu volevi giocare un videogioco e ti mancavano le soluzioni, doveva sperare che uscisse una guida non ufficiale o ufficiale. E io mi riferisco ad esempio a Final Fantasy. Ecco, io Final Fantasy, il 7, l'ho giocato insieme a mio padre con una guida ufficiale. E questa guida l'ho presa dal tabaccaio. Era una guida non ufficiale in bianco e nero, che però ti spiegava in italiano passo dopo passo come concludere il gioco. E quella guida vale parecchio. Mi spiace di averla stropicciata, rovinata, chissà in quale cazzo di posto è andata. Però vale parecchio adesso. La prenderei solo per un valore nostalgico, non mi serve, visto che Final Fantasy VII lo so a memoria, quasi. Vediamo se ci riesco. Dai, stavolta ce la facciamo, perfetto. Io avevo mio nonno come soluzione su Resident Evil 4 per la PlayStation 2, avevo 4 anni. Immagino. Anche Resident Evil 2, mamma mia. Resident Evil 4, scusate. Bel gioco, bel giocone. Poi la cosa bella è che, giustamente all'elementari, cioè, chi è che non aveva la PlayStation 1? Poi c'era chi, ovviamente, doveva spaccare i culi, diceva, poveri plebei, io ho la PlayStation 2 e voi ancora siete con la prima. E noi le guardavamo, tipo, stringendo il pugno al diavolo, dicendo, maledetto bastardo, alla PlayStation 2, noi ci dobbiamo arrangiare della PlayStation 1. E infatti c'era sempre il classico amico fortunato che ti diceva, guarda, lui ha la PlayStation 2. E ti faceva, cioè ti chiedeva, vuoi venire a casa mia così facciamo merenda e giochiamo alla PlayStation 2? E tu dicevi, sì, voglio venire. E tipo, che ne so, metteva Spider-Man e dicevo, madonna, che bello, che grafico. Ovviamente, cioè, l'impatto iniziale con una console next generation è dal punto di vista grafico. Se 32 contro 128 bit, non c'è paragone. Oppure, che ne so, metteva un Need for Speed Underground e tu dicevi, che bello, posso giocare? Sì, mi raccomando, però no, tipo non uscire fuori dalla pista. Ah, madonna mia, sì. Poi DVD, che cazzo erano i DVD? Io dicevo, ma che sono sti DVD? Perché hanno questo colore? Sono speciali. Ma soprattutto, la PlayStation 2 puoi comprare i giochi originali. Esatto, riccone, molto ricco. Io me la sognavo la PlayStation 2, infatti gli dicevo a papà, papà ti prego, me la prendi la PlayStation 2? Costa 189 euro, ma ti prego. E lui mi diceva, ma che ti serve? Hai la 1. Cioè, risposte del cazzo. Un po' come dire, ma che ti serve? Hai la PlayStation, perché devi comprare la PlayStation 1 originale, no?
E infatti la PlayStation 2 l'ho comprata poi con un enorme ritardo nel 2011. Tra l'altro lo scatolo ce l'ho ancora, anzi vorrei rimediare, vorrei sistemare la mia SCPH 90004 perché è stata la mia primissima PlayStation 2. Sì, io ancora tuttora quando vedo un gioco di quando ero piccolo mi dico ma che bella grafica anche se ho quasi 15 anni. Oh, ma ci sono giochi che fanno le scarpe a giochi di ora, dal punto di vista tecnico. Se io penso alla PlayStation 2, se penso a un gioco eccellente dal punto di vista tecnico, mi viene in mente Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus è un gioco meraviglioso, artisticamente e tecnicamente parlando. È un gioco che mi ha fatto persino piangere, perché la trama era molto sentita e mi faceva avvicinare parecchio al personaggio, cioè Wanda. E agro, pure agro, poverino, piccolo, mi sento in colpa. Oh, madonna, però bello. Un giorno lo devo portare. Shadow of the Colossus, ragazzi, 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 fermi. Lo portiamo Shadow of the Colossus. Lo vogliamo portare Shadow of the Colossus. È bellissimo e non è nemmeno un gioco molto, molto grande, perché alla fine basta esplorare, uccidere i colossi e il gioco tecnicamente finisce, però la trama non tutti sanno com'è, ecco. Bella idea, finisci Crash? Sì, devo finire Crash, devo finire Castlevania, insomma, appena finisco un po' di Roma porto Shadow of the Colossus. Anzi, ne approfitto, lo comprerò originale perché non l'ho mai avuto, quindi sì, per me sarebbe una buona scusa per giocarmelo. Dammi una domanda, l'ultimo gioco dove hai pianto? L'ultimo gioco dove ho pianto... fammici pensare un attimo, Franci. L'ultimo gioco dove ho pianto... Sì, mi pare fosse Shadow of the Colossus per PS4, perché c'è la remastered della Blue Point. E quel gioco mi ha fatto veramente piangere, è veramente una roba assurda, è potente, è artisticamente parlando un gioco perfetto. Infatti un giorno mi piacerebbe giocare Ico, che è sempre dello stesso filone di Shadow of the Colossus oppure The Last Guardian. Quelli sono capolavori, ragazzi. Quelli sono capolavori che fanno urlare PlayStation 2 a manetta. Infatti molti prendono Shadow of the Colossus come The Legend of Zelda per la PlayStation della Sony. Però sì, l'ultimo gioco dove ho pianto, Franci, è stato Shadow of the Colossus per PS4. Devo dire che su PS4 si vede una meraviglia. E non ci sono cali di framerate, quindi Blue Point ha fatto un eccellente remaster. Devo ammettere una cosa, penso sia colpa della telecamera che usi in live che comprime l'immagine, ma in live sembri più paffutello e rotondetto. Ma invece di Piacenza sei più sfilato e alto, quindi penso sia a causa della telecamera. Ci ho pensato l'altro giorno e te lo volevo dire. Sì, è la telecamera che non rispetta appunto la dimensione originale dell'immagine, è strecciata come si dice. Un giorno prenderò una webcam 720p a meno pulita, a meno per le riprese. Che vedo certi streamer che fanno delle riprese perfette. È alto, non ci crede che sono alto, te l'ho detto amore, sono alto 1,78 m. Magari rifaranno i giochi dei vecchi dei remake su PS5 con una grafica pazzesca. Il che non è brutta come idea, però dovrebbero pensare anche ad altro, eh. Anzi, ieri c'è stato lo status of play di PlayStation 5, chissà cosa hanno presentato. Non ci credi che sono alto, piccolina? Poi quando ti abbraccio con le mie mani vedrai. Piccola mia. Comunque, volevo dirvi un'altra cosa, un altro argomento di cui volevo discutere con voi, sempre nell'ambito videogiochi. Chi mi ha dato... Odra, grazie per il beat. Ma grazie, caro, sei troppo gentile. La telecamera storpia l'immagine, vero, vero, vero. La telecamera storpia l'immagine, anche perché sono stato io a storpiare l'immagine. Cioè, l'ho modificata così che potesse rientrare nel quadratino, quindi sì. Sembra più paffutello. Può essere anche che sto mangiando parecchio. Però siccome mi ha detto che incontrandomi non sembravo così paffutello, in questo caso sì, direi che è la videocamera, la webcam integrata. Comunque, volevo discutere di voi su una cosa che non riesco a comprendere. Comunque, sia di presenza che in live sei comunque Kubrick. È esagerato. Dammi, sono quasi più alto io. Lo so, ragazzi, non è che io sia molto molto alto. Però posso assicurarvi che sono alto 1,78 m.
O almeno così dice la carta d'identità. Io non mi sono misurato più. Credo alla carta d'identità. Comunque, giravoce, anzi, è stato ufficialmente annunciato che Days Gone, esclusiva PlayStation della Sony Band, verrà rilasciato per PC. Ufficialmente. Hello guys, appena tornato a Kazuchi. Ehi, ciao Mirko! Ehi caro, quanto tempo, come va? Tutto bene? Mi piace sostenere questo canale perché dei contenuti che porti mi piacciono molto. Ma grazie, Oda, troppo troppo gentile. Ma non è brutto come Kubrick, dai, mi fa arrossire. Cioè, mi stai dicendo che sono più carino di Kubrick? Amore, grazie. Eh sì ragazzi, visitate anche il canale di Saki, che pure lei merita, giocando anche lei Tomb Raider 3, quindi ve lo straconsiglio. Anzi, decisamente meglio Saki che io a giocare a Tomb Raider. Veramente, bel canale davvero. E stavo dicendo, quindi Days Gone, gioco esclusivo a PlayStation, è stato ufficialmente annunciato il porting per PC. Ora, sappiamo benissimo che Sony si sta rivolgendo anche ai gamer da PC, e questo mi sta bene, però... Io voglio capire una cosa. Ok che la distanza tra un'esclusiva PlayStation e PC dista parecchio, cioè ci sono circa 3 o 4 anni di differenza, se non più. Il punto qual è? Ma che cazzo serve far uscire le esclusive su PC? Ok, serve principalmente per soddisfare videogiocatori che non hanno una PlayStation. Benissimo. Ma mi spiegate perché dovrei comprare una console se certe esclusive escono per PC? Ma soprattutto... perché fate la sadica scelta di scrivere esclusiva PlayStation se poi dopo un annetto me lo vado a trovare su PC? È questo che mi sta sul cazzo, mi sento preso in giro. Le esclusive sono giochi che escono solo ed esclusivamente per quella console. Qui non parliamo di console war, parliamo del fatto che questo gioco ha questo punto di forza. E se questo punto di forza è condiviso con un'altra macchina o con un'altra... con un'altra console, io automaticamente prendo ciò che mi crea più vantaggio, ecco. Quindi non ha proprio senso, non ha proprio senso vendere un'esclusiva su PC per farti pagare di più all'inizio dell'uscita del gioco. Sicuramente Mirko, hai ragionissimo, però dico, Days Gone l'ho comprato per PlayStation 4, anzi me l'ha regalato il mio futuro cognato, ma perché ci scrivete esclusiva PlayStation? Cioè le esclusive PlayStation, quelle che dico io, sono giochi che sono nati e morti con quella console. Cioè, quella console muore, ti attacchi al cazzo, non hai più modo di rigiocarlo. E questo, cioè, è logico, ha senso. Penso sia molto angosciante avere la propria amata a chilometri di distanza e non poterla vedere spesso, quindi ogni tanto io impazzirei. Minchia, Alfius, hai detto una cosa che è no vera di più, è sacrosanta. E infatti io vorrei tanto essere di Taranto. Ecco, di nuovo l'ha fatta sta cazzata, meno male. L'ha fatto di nuovo la cazzata di spostarsi di nuovo a destra. Meno male che non mi ha preso, quindi stavolta mi sa che possiamo proseguire. Comunque. È assolutamente spiacevole, certo, la cosa di avere comunque la propria ragazza distante dal luogo in cui si vive. Però, voglio dire, la nostra distanza è relativamente corta, quindi o non viaggetto, cioè io posso raggiungerla. Però certo, non so che cazzo farei per essere di Taranto, è ovvio. Mi piacerebbe tantissimo. Ma comunque... tornando sempre al discorso delle esclusive. Ora, la stessa cosa l'hanno fatto con Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn è un gioco della Guerrilla. La Guerrilla ha sviluppato il cosiddetto mod engine chiamato Decima. Decima è stato usato poi su Death Stranding. Ora, non è strano vedere Horizon Death Stranding su PC. Effettivamente, usano lo stesso engine, hanno deciso di pubblicarlo su computer. E capisco che Sony vuole guadagnare più soldi o comunque soddisfare l'utenza PC. Però a sto punto per me le console sono morte. Perché se di qualsiasi esclusiva me la trovo anche sul computer, non ha senso prendere una console. Cioè, non ha minimamente senso. Non notate questa cosa? Cioè, una volta, come la penso io tuttora, se esce un gioco per PlayStation o per una console specifica, voglio dire, io mi attaccavo al cazzo. Che significa? Esce Final Fantasy VII per PS1, faccio un esempio. È peggio per te. O hai un computer o te lo giochi su PS1. Basta, niente Xbox, niente altre console. Cioè, non ha senso.
Perché le esclusive sì, magari per alcune persone sono stupide, ma le esclusive permettono la competizione, creano la competizione. E la competizione crea giochi migliori. Tipo Kingdom Hearts era esclusiva console, adesso uscirà su PC, uscirà su Switch, su PC, su Xbox. Dappertutto sta uscendo Kingdom Hearts. Lo stesso Resident Evil 4, gioco che amo, ma che è uscito veramente in tutte le console possibili e immaginabili. Veramente, te lo trovi anche per la bottiglia dell'acqualetta, per farti capire. Cioè, la cosa bella qual era? Che Nintendo, quando uscì Resident Evil 4, aveva pagato profumatamente la Capcom per renderla esclusiva GameCube. Il cazzo cotto e impanato. Perché Resident Evil 4 è uscito su PC, su PS3, su PS4, su PS2, su Xbox 360, sulla Wii, sul telefono, sul computer. Cioè, due rotture di coglioni. Sulla Switch, a momenti. Cioè, è il gioco più portato, cioè più, che ha subito più porting che io abbia mai visto. E ci sta la Capcom, così si fa i soldi e lo rende più o meno immortale. Però, voglio dire, a quale prezzo però? Come sul telefono, io l'ho detto per scherzare. No, mi pare che ci sia Resident Evil 4 per telefono. Non vorrei dire una cazzata, una volta l'avevo visto su Play Store. Cioè, le esclusive erano il punto di forza che ti facevano dire: guarda, se prendo questa console ottengo questo, ma se prendo quell'altra ottengo quest'altro. Quindi era un modo per orientarmi. Ma adesso qualsiasi gioco PlayStation 4 me lo ritrovo su PC. Scusatemi tanto, ma che cazzo me la compro a fare la PS4 o la PS5 se qualsiasi gioco me lo trovo su PC? Oppure Sony sta sviluppando dei giochi per Xbox e Xbox sta sviluppando dei giochi per Sony, cioè, ma qual è il senso? Una saga che è sempre stato fedele alle esclusive è Halo. Meno male, veramente, meno male. Meno male. Meno male. Ve lo immaginate, ragazzi, Halo per la PlayStation? Madonna mia, mi crea fastidio. Non è casa sua. Non è proprio casa sua. È quello che ho pensato anch'io, sinceramente. Chi me lo fa fare se poi giochi escono su PC? Esatto. Capito, Nora? Tipo, che ne so, ti piace Horizon? Uscirà Forbidden West? Sicuro che uscirà per PC. Certo, dovrai aspettare, ma non ha senso prendere una PlayStation 5. Aspetti. E uscirà su PC tranquillamente. Risparmi un botto di soldi e comunque hai una resa grafica decisamente migliore. Uè, zucchine. Ehi, ciao, Ryukye. Ciao, Ben. Facciamo uno shootout a questo bimbo, a questo ragazzello. Ciao Bananeros. Ciao caro, come va? Ciao Ryukinis, esatto. Come stai? Tutto bene? Tutto bene? Mazzone sudicio. Parlavamo comunque di giochi e di porting in generale. Comunque veramente a me mi fa ridere, perché se voi guardate Resident Evil 4 e guardate le locandine di Resident Evil 4, c'è scritto a caratteri cubitali Exclusive GameCube. Là ti viene proprio da ridere. Bene, bene, tutto bene. Un po' di fastidio allo stomaco, ma ormai ci sto facendo il callo. Come vengono vanno. Non credo dipenda dall'alimentazione, ma dal momenti, ecco così. Però comunque tutto bene, tutto benissimo. Salve impostor. E comunque, cioè, la cosa bella è che su Resident Evil 4 mettevano la scritta Exclusive GameCube. Certo, come no, fidati, frate, uscirà solo su GameCube. Però certo, se devo fare un paragone, la versione migliore tra PS2 e GameCube di Resident Evil 4 è sicuramente la versione GameCube. Cioè, già basta guardare il sonore, i tempi di caricamento, le texture, sono molto più accurate. Diciamo che Resident Evil 4 per PS2 ha subito una specie di leggero downgrade. Niente di grave, però si nota un pochino. Certo, se ha aguzzato un po' la vista, ecco, si nota. Perfetto. Ah, ma comunque. Pagliacci. Quelli della Sony ultimamente stanno facendo delle pagliacciate che non stanno né in cielo né in terra. Oh, perfetto.
già le console non si trovano. E la cosa bella è che Sony, con lo State of Play di ieri, mi pare, anzi di stasera, che cavolo dico, è stasera alle 11, io quasi quasi me lo vorrei rivedere insieme a voi. Non sarebbe una cattiva idea. Nuovo iscritto, chi abbiamo? Dammi 8-5 minuti in lurk che finisco il gran premio, tranquillo. Ellison 748, thank you so much for the sub, thank you so much for the follow, grazie infinite per il follow, Ellison. Thank you so much, Ellison, for the follow. E domani alle 25, come domani alle 25? Ah, sei italiano, Ellison, ok. Ciao, benvenuto, caro o cara. Penso che Ellison sia un nome femminile, quindi ciao, cara. Ma come domani alle 25? Domani all'una. Non domani alle 25, scusa, 25 non esiste. Luke, alle 25? Non può essere. Alle 01? Non alle 25. Ah, il 25. Ok, quindi è domani. Domani tecnicamente è la giornata in cui non streamo. Vediamo, forse facciamo una live extra, sì. Senso, non mi dispiacerebbe come cosa. Il 25 alle 11. Vi ricordate appunto quando hanno fatto l'annuncio della PlayStation 5? Ecco, quello non mi dispiace. Penso proprio che domani faremo una live extra. Che ne dite? Bestemmi come l'anno scorso? No, ma figurati. Però mi piacerebbe, ecco, commentare con voi ciò che ha da presentare Sony quest'anno. Anche se... Non ne ho la minima idea. Non ne ho proprio la minima idea di ciò che vuole presentare oggi Sony. Anzi, domani, ecco. Quindi vedremo un po', ma secondo me, ragazzi, qualche gioco di terze parti, tipo GTA... Ah no, già l'hanno fatto. GTA 5 su PlayStation 5, già c'è, comunque. Oppure, sì, ragazzi, oggi vogliamo presentarvi Fortnite, nuovi vestiti, nuovi abbigliamenti. Cioè, che cazzata, madonna mia. State of Play, di solito quando c'è lo State of Play c'è sempre qualcosa di serio. Bisogna vedere se è effettivamente così. Bisogna vedere, appunto. Che ogni volta quando uno pensa, c'è la conferenza Sony, minchia, ci deve essere roba grossa, e poi ti pubblicano giochi del cazzo. Quindi, vediamo. Ehi, Sacottinis, ciao, buonasera, salve. Ciao, Sacottinis, bella, ciao. Come stai? Devono presentare il nuovo VR. Ah, bella, bella fregatura. Già non basta quello vecchio, vero? Cioè, piuttosto che farne un altro, ma sfruttate quello che avete. Minchia, mi sembra la Xbox col Kinect. Tutto bene, dai, non ci si lamenta. E voi? Tutto bene, dai. Sì, bene. Un po' di fame, ma questo è un classico, voglio dire. Cioè, se io non ho fame è preoccupante, comunque. Oh, a proposito di fame, ragazzi, mia madre ha comprato una crema alle nocciole che... Secondo me cosa uscirà dalla mia bocca? Un commento positivo o negativo? Cioè, guardate bene la mia faccia. Ecco, vediamo se riusciamo... Vediamo cosa riuscite a capire, ecco. È rimasto sconvolto, esatto, ma positivamente o negativamente? Vi dico che non è una crema spalmabile originale. È di terze parti, o comunque fasulla. E uno pensa, di solito le creme fasulle non sono così male. Ecco. No. Questa crema... Magari Nora fosse la crema Van di Stelle. Magari. Come lo recupero quest'uomo? Secondo me lo puoi solo buttare nell'immondizia. E comunque sì, ho capito che ti stai riferendo a me, amore. Allora, praticamente questa crema spalmabile si chiama... Esatto, è irrecuperabile, esatto. Non te lo accettano nemmeno se lo butti nell'umido. Questa crema si chiama, non ciocchella, essenza. Ora, io capisco che bisogna inventare dei nomi molto, molto fantastici, o molto... molto accattivanti, no? Per i prodotti dolciari o comunque per i prodotti alimentari in genere. Ma come cazzo potete chiamarmi una crema alle nocciole essenza? Essenza de che?
e senza de margherite, senza de che ne so, de broccoli, ma e senza de che. E senza gusto, no, purtroppo il gusto ce l'ha questa crema ed è eccessivamente alto il gusto. E senza olio di palma, no, c'ha l'olio di palma. Olio di palma e olio vegetale pure. Ragazzi, fa cacare, cioè vi giuro, mi fa cacare questa crema. Ma non solo perché non ha un sapore originale alla Nutella, ma perché ti lascia uno sgradevolissimo sapore di vaniglia nella bocca che non riesci a eliminare e smaltire in nessuna maniera, nemmeno con questa, che la paragono tipo all'acido citrico, cioè, ma manco all'acido citrico, all'acido muriatico. Non riesco, non, cioè, non riesco, ti rimane attaccata alla lingua. Cioè, tu apri la confezione, ha un odore buonissimo di vaniglia e uno pensa, deve essere una buona crema spalmabile. Assaggiamo un po'. A un certo punto ti sale un retrogusto schifosissimo di fragole, banane e vaniglia messe insieme, che non lo so, l'unica reazione possibile lo sbocco. L'unica cosa che ti viene in mente è sboccare. E lì mi sono detto, questa merda non la voglio assaggiare più, perché ok che non bisogna per forza prendere prodotti originali. Però mica, se mi devono rovinare la bocca così, mamma mia che schifo. Cioè voi l'aprite, si sente un odore di vaniglia fortissimo. E io là ho pensato subito, ma secondo me è una buona crema per non essere originale. Diamogli il beneficio del dubbio. Ho preso il cucchiaino, l'ho messa in bocca, ho detto, oddio, che cos'è? Ma che ci hanno messo? Tipo Nutella con la frutta. La cosa bella è che mia madre e mia sorella l'amano questa crema. Io e mio padre, stranamente, ci ha fatto schifo. Coincidenze? E io non credo, non credo proprio. E lì ho capito che non sempre i prodotti di terze parti sono uguali o superiori ai prodotti originali. Alcune volte sono proprio peggio. Prova con l'alcol isopropilico e pulisci i contatti. Guarda, in quel caso penso che migliorerebbe il sapore, di gran lunga. Cioè, io non ve la posso descrivere questa crema. Non ve la posso. Cioè, ora ve la faccio vedere. Ve la faccio solo vedere perché assaggiarla non ci penso manco morto. Mi fa veramente schifo. Ma vi giuro, mi sembrava un barattolo dello strutto. Sapete, lo strutto purtroppo è messo nei barattoli di plastica. Ed è ricoperta da una pellicola, ecco. Alcune volte sono. Esatto. Ma sonna veramente. Yuck! Come si dice in America? Yuck! Che schifo! Non si dice che è schifo al mangiare, ma in questo caso concedetemi l'uso di questa parola. Cioè, che uno la guarda e dice: che carina la confezione, a parte che è di plastica, quello usato per lo strutto. Che carina la confezione, che buon odore! Poi la metti in bocca e dici: Madonna! Datemi l'acido muriatico che mi devo sgrassare la bocca. Mamma mia. Cioè, preferisco la Nutella bicolore. La Nutella bicolore che di solito mia madre compra ha un sapore decisamente migliore. Ma questa proprio. Cioè, anzi, facciamo una cosa. Ve la faccio vedere. Ve la faccio vedere. Non vi preoccupate che non me la magno. Però con sta scusa. Ve la faccio vedere. No, quella è troppo stucchevole. Sarà stucchevole, Ryuk, ma è decisamente meglio della merda che ti voglio fare vedere adesso. 2 secondi, sto arrivando. Mi sta venendo un dubbio, ragazzi. Mi sta venendo un fortissimo dubbio. Ecco, questa è la crema, no? Ve la faccio vedere. Io vorrei solo sa sapere il nome del signore. Come fanno a chiamarla essenza? Come? Cioè, questa crema si chiama essenza. E ha zucchero, oli e grassi vegetali di soia di palma, cacao magro in polvere, siero di latte in polvere, nocciole 2.1, quindi un cazzo. Aromi. Io avrei messo solo tra gli ingredienti aromi e basta. Ma perché c'è una pianta? Ah, non lo so, valla a capire, valla a capire. E qua c'è scritto: ideale per cottura. Ok.
Che significa ideale per cottura? Cioè, significa che è una di quelle creme che va usata solo calda. Madonna, cioè, poi apro la... Cioè, l'odore non è male, sapete? Non è male. Ha un sapore di vaniglia. Mamma mia, sta roba mi ha infettato una stanza. Forse per fare le crostate. Può essere. C'è scritto ideale per cottura, per farcire da spalmare. Hazelnut spreadable cream. Perché spesso la Nutella se la cuoci si cristallizza. Questa no, evidentemente. Sarà per il fatto degli oli che hanno messo. Lulu! Mo se la mangio e sta male di nuovo. No, 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 no. Stavolta no, ragazzi. Ok, che crema, però questa, vi giuro che per togliermela dalla lingua è passata mezz'ora. Ci credo che te fa schifo. È quella per la cottura. Ho capito, ma che vuol dire che se la cuocio ha un sapore migliore? Questo voglio capire. Valore nutrizionale, anzi, valore nutrizionale medi per 100 grammi di prodotto. 2422 kcal in 100 grammi. 38 grammi di grassi, 57 grammi di carboidrati, di cui zuccheri 55, fibre 0,5 grammi, un cazzo, proteine 1,8, sale 0, grazie al cazzo, se è un prodotto dolce non per forza deve esserci il sale. Penso che sia veramente indicato per cottura e non è una crema spalmata. Ma qua lo dice, ma qua lo dice. Ideale per cottura, per farcire da spalmare. Ideal for baking, filling or decorate tarts. Cioè, io ve lo giuro, se voi aprite questa crema, si sente un odore di vaniglia che è nauseabondo. Eppure la consistenza non è male, eh. Per niente. Però, niente, man. Preferisco i puzzones, preferisco i puzzones, guarda. Ah! Mamma mia, che roba atroce. Ma che è sta merda? Ciao fra, proprio, hai detto bene, ma che è sta merda? Purtroppo una crema da spalmare di bassissima qualità. Sì, è indicata per la cottura, muoia. Sì, ho capito, ma io non lo sapevo, pensavo fosse una crema normalissima. Molla quella cosa, sì, assolutamente, non la voglio manco guardare perché... Cioè, vi dico che la prep ha un sapore migliore. Oppure ogni tanto la crema 100% nocciole. Ecco, Paul, quella crema mi piacerebbe molto di più. Mi piacerebbe molto di più. Ma questa, ragazzi, proprio ha un fortissimo sapore di vaniglia. Mamma mia, cioè, ti lascia poi la bocca strana. E neanche con l'acqua frizzante riesci a sgrassare il tutto. E mangia di la prep, gafun. E mi piace la prep. Ok, gran premio finito. Grande! Hai vinto o sei arrivato primo? Non lo so, vedi un po' tu, dimmi tu. Cioè, ragazzi, pure io riuscirei a fare una crema spalmabile. Cioè, semplice, senza guardare ricette e niente. Cioè, la volete sentire la mia crema spalmabile? La mia simil Nutella fatta bene. Prendete delle nocciole tostate, zucchero, un po' di... Sì, oli di semi, giusto un po', giusto poco. Cacao amaro, zucchero. Frullate il tutto. Un po' di latte perché secondo me ci sta bene. E niente, siete a posto. Avete fatto una crema spalmabile di buonissima qualità e di buonissimo sapore, senza quella merda lì di vaniglia, fragole, banane e altre cose. Mamma mia. Ci vuole niente a fare la Nutella comunque. Però la Nutella originale è la Nutella originale. Anche senza oli aggiunti, certo, è vero, hai ragione, Paul. Mi sa che forse gli oli neanche servono perché la nocciola, essendo un prodotto legnoso, un frutto legnoso, ha i suoi oli. Infatti, se voi frullate la nocciola per più volte, automaticamente esce una specie di pasta oleosa. Quindi sì, hai ragione, Paul, non serve l'olio nella Nutella. C'è già l'olio delle nocciole, che è molto più salutare. Esiste la ricetta su internet? Sì, però io dico, se la dovessi fare io senza ricordarmi niente della ricetta, la farei così, usando questi pochi ingredienti. Buoni ma pochi ingredienti. Anzi, pochi ma buoni, scusate, ho invertito i due aggettivi, ecco.
Oddio, posso cambiare la scuderia? Oh sì, che vero, ma che bello. Io per le scuderie sono sempre Ferrari o comunque McLaren, secondo me. È molto meglio. Nel frattempo Lulu mi è passata davanti. Pesciolino. Che fa? Ci vogliamo fare vedere? Ci vogliamo fare vedere, Ciuppi? Ho l'impressione che ci sia Lulu qui accanto a me. Ne la faccio più. Lulu. E cave provole. State calme, cave provole. Eh sì, lo so. Commissario Winchester aveva ragione. Ah, Dio mio. Come si fa con questo gioco? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Ce n'è sempre una nuova. Sempre. Sì, oggi non è giornata. Ho fatto una stagione intera con il McLaren, una intera in Red Bull e adesso me ne faccio una in Ferrari. No, tutte e tre, ottimo. Vabbè, ragazzi. Sempre, sempre, sempre così. Facciamo una cosa. Siccome io ho un pacco da spedire, o comunque. Non riuscirò a completare la challenge in mezz'ora. Vedo che manca mezz'ora. Rilassiamoci 5 minuti con Lulu. Parliamo un po' di tutto. E poi stacco. Così magari se ne riesco, spedisco con le poste. Perché oggi, appunto, sto cliente mi ha pagato profumatamente e vorrei fargli un regalo. Quindi prendiamo Lulu e discutiamo un po'. Ecco. Sul da farsi su venerdì, perché venerdì dobbiamo portare un gioco che ovviamente non sarà Tomb Raider 3, perché ho solo 2 ore di tempo per fare la live, il minimo consentito. Pesciolino piccolo! No, vieni qua, pesci! Vieni qua, pesciolino! Pesciolino! Sei calma? Calmati! È un po' agitata, Lulu! Aia. Calmati. Sei a posto? Sei tranquilla. Patatozzi. La vuoi un po' di crema spalmabile? Uccidilo, vai. Ma mi vuoi morto? Anzi, mi vuoi cieco? Madonna mia, scusate. Ti pago, Lulo. Sì, i croccantini poi che non gli piacciono. Vieni qua, Lulla. Vieni qua. Oggi è veramente super aggressiva. Madonna, lo prendo sto prosciutto! Il mio prosciuttino! Madonna, che bello sto prosciuttino! Eccola qua. Come va, prosciuttino? Parla un po'. Oggi la live non è andata, oggi siamo morti parecchie volte. Ehi! Madonna, sai quanto è sofficiosa che patatona? Insomma, ieri mia sorella si è messa nel divano. Si è messa nel divano. E l'ha graffiato senza motivo, ecco. Alcune volte graffia perché ha voglia di coccole, ecco. Prosciutto. Che bella che è. È bella sicuramente, ma è molto aggressiva. Fa un buon profumo. Quindi sì, ve la consiglio, ragazzi. Strapazzatela una gatta come Lulu, specialmente quelli tigrati. Però è antipatica. Alcune volte graffia e fa anche male. Vero che fai male? Oh, muu. Come fa la mucca? A muu. A wow. Io ho paura però starti vicino, perché ho come l'impressione che perderò un occhio. Dai, so. Ecco, vedete quando fa così. È un po' fastidiosa. E mette la testa qui dentro. Non è molto regolare con gli ormoni. Certe volte vorrebbe uccidermi, certe volte vorrebbe gli affetti. E quindi niente. Mau. Mau. È dura la vita di un padre. La mucca, che buona la mucca. È la mucca. La mucca.
Madonna, che profumo di buono che fai. Fai profumo di ammorbidente. Carlotta è una mucca. Pure lei è una mucca, perché fa sempre muu. Come fa la mucca? Esatto, la mucca fa muu. Che poi, ragazzi, un consiglio che vi do: se accarezzate la pancia del gatto, quando ovviamente vi dà il consenso, vi rilassate tantissimo, perché là il pelo è sofficissimo. Cioè, sono randetti, ammazzo. Spero che tu mi vuoi ammazzare, gnogni. Spero che mi vuoi ammazzare. E va bene, se lo fai tu e Loreta, mi va bene, mi va bene. L'importante è non baciarla sopra la testa o sulla testa, perché potrebbe girarsi di scatto e graffiarvi un occhio oppure la faccia. Qua veramente rischiate di diventare ciechi. Lascia stare il microfono. Lascia stare il microfono. È una mucca. Lascia a lei l'onore. Oh, ad ammazzarmi proprio. Veramente. Dammi, adesso non ti sentirò che devo smontare e volare. Ma non ti preoccupare, Franci, stiamo staccando. Oggi la live chiudiamo a mezz'ora prima, perché ho delle cose da fare. Comunque ho capito che non è giornata. Dopo essere morto 3 volte così, meglio lasciar perdere prima di farsi il sangue amaro, no, vero? Esatto. Vuol dire lei il 2 fatti al microfono. In che senso, Oder, aspetta? Vuole dire lei 2 fatti al microfono. Aspetta, non ho capito, Odra, perdonami. Mucca piccola. Ah, gno gno. Ah, vuole parlare lei al microfono. Ah, ok, ok. Allora, vuoi dire qualcosa prima di chiudere la live? Non so, vuol dire arrivederci, ci vediamo venerdì o domani, che appunto c'è lo State of Play di PlayStation. Esatto. Noi diciamo dire 2 fatti per parlare. Ah, ecco, non lo sapevo proprio. Va bene, dai. Saluta. Dammi, ma tu hai la patente guidi? Sì, certo, la patente da 4 anni, quindi guido e come. Mi piace guidare. Ha mangiato? Sì. Allora, Odra, lei, mangia in continuazione. Cioè, ha un alto forno al posto dello stomaco. Anche se gli dai 4,5 kg di croccantini, per lei è come se gliene avessi dato 1 grammo soltanto. No, è vero, smettila, è vero. Lascia stare il microfono. Lascia stare il microfono. Vabbè, comunque. Ragazzi, mi metto a fare sto pacco per la spedizione. Vediamo se riesco a spedire entro oggi, perché vorrei fargli una sorpresa. E comunque, sarebbe per me comodo spedire adesso. Detto questo, io vi ringrazio infinitamente per la vostra attenzione, perdonate se è stata una live di 1 ora e mezza, ma come ben sapete, 1 ora e mezza, 1 ora o 2 ore, mi fa piacere stare con voi, e quindi è sempre stata una bella live. Ci vediamo domani, forse, alle 11 con lo State of Play di PlayStation, che vorrei tanto parlarne e discutere con voi. Detto questo, alla prossima! Esatto, ciao ciao!